Ciao, bentrovati a tutti. Allora, negli ultimi mesi si è parlato di aumento dei tassi, inflazione, di curva dei tassi e così via, e dell'incrocio soprattutto delle curve dei tassi. Cerchiamo di fare un attimo il punto. Qui abbiamo i due titoli di Stato, Treasury decennale e biennale, Stati Uniti ovviamente. Il titolo a 2 anni è questo in blu, mentre il decennale è questo in rosso. Ovviamente, se io presto i miei soldi per 10 anni, dovrei avere un rendimento maggiore rispetto a quando li presto per 2 anni. Questo perché chiaramente mi impegno a vincolarli per un periodo più lungo e questo deve premiarmi con un rendimento maggiore. Questo è quello che nella norma succede in una fase di economia normale e sana. Può accadere, raramente, ma può accadere che il rendimento titoli di Stato a 2 anni sia maggiore rispetto di quello a 10 anni. In questo caso la curva dei tassi a 2 anni sale sopra a quella del decennale, come è successo nell'ultimo anno. Perché accade questo? Accade quando gli investitori presumono, presagiscono un rialzo continuo dei tassi da parte delle banche centrali e quindi anziché acquistare un titolo di Stato, potrebbe essere un BTP come un Bund, in questo caso parliamo del Treasury, quindi del titolo di Stato americano, quindi anziché acquistare un titolo di Stato che dura 10 anni e mi garantisce da subito una cedola, ipotizziamo, del 4%, preferiscono comprare e rinnovare per 5 volte, quindi a scadenza, ricomprare ancora un titolo che dura 2 anni, perché se hanno idea che i tassi saranno, sono in salita, anche i rendimenti chiaramente dei titoli di Stato saranno in salita. Per un rendimento del 4% potranno averlo all'inizio del 4, alla seconda emissione del 4,02, alla terza emissione, stiamo chiaramente ipotizzando, giusto per capire il meccanismo, del 4,10 e quindi alla fine, a scadenza di 10 anni, con l'ipotesi di aver comprato per 5 anni, per 5, scusate, per 5 volte dei titoli di Stato biennali, alla scadenza di 10 anni magari avranno avuto un rendimento totale del 4,7, ipotizziamo, quindi superiore al rendimento che avrebbero avuto se avessero subito comprato un titolo della durata decennale. E in questo caso, quindi, il rendimento del biennale sale sopra il rendimento del titolo decennale. Quello che però accade, almeno potrebbe accadere, vista la rapida discesa nell'ultimissimo periodo del rendimento biennale e anche del rendimento del decennale, vedete, quello che potrebbe accadere è che, stante la nuova situazione di rendimenti di nuovo in discesa rispetto ai massimi che erano stati fatti, gli investitori cominciano a pensare che la banca centrale, la Fed, potrebbe non alzare più i tassi come preventivato fino a poco tempo fa. Solitamente quando questo accade, dimostra un possibile, ripetiamo per la terza volta, possibile periodo recessivo, cioè di recessione in arrivo. Chiaramente dovremmo aspettare che la curva del biennale, ok, vada a tornare a scendere in maniera più consistente, ok, e che vada di nuovo a tagliare la curva del rendimento del decennale, il che esso dovrà comunque poi proseguire al ribasso. Questo è un qualcosa che fa presagire che chiaramente ci potranno essere difficoltà, che quindi le banche dovranno ricominciare a tagliare i tassi e magari a fare politiche espansive. Quando è accaduto questo? Beh, lo vediamo, è accaduto esattamente alle 8 con la situazione Lehman Brothers, quindi il biennale era salito sopra il decennale per poi scendere di nuovo al ribasso. Siamo nel 2008 con la situazione Lehman Brothers e precedentemente stessa situazione con la bolla dot. Quindi ovviamente non possiamo dire che succederà e
Il movimento delle curve dei tassi per ora diciamo che non promette bene, ma ancora non abbiamo avuto il segnale chiaro, ma è ovviamente doveroso quantomeno monitorare quello che succederà e quindi seguiremo il T-note, quindi il Treasury, a 2 e a 10 anni per vedere se questo movimento di appiattimento delle due curve proseguirà. Un saluto a tutti e buon trading.